Un caro saluto a tutti i convenuti, in modo particolare alla Presidente del Bambin Gesù, al Professor Dalla Piccola che mi veicolò il suo cortese invito per partecipare a questo molto interessante incontro. Recentemente abbiamo realizzato questa ambiziosa riforma del mercato del lavoro denominata Jobs Act e in essa abbiamo sottolineato l'obiettivo della società attiva, cioè di quella società che è inclusiva, tanto più che la nostra società è una società dalla risorsa umana scarsa per il negativo andamento demografico che da tempo registriamo. E noi dobbiamo fare in modo che ogni persona in ragione delle sue vocazioni possa essere messa nelle condizioni di incontrare opportunità di formazione e di lavoro, opportunità cioè di apprendere in termini tali da essere occupabile, cioè da essere continuamente in grado di essere utile a sé e agli altri. Le persone diversamente abili devono avere quindi il diritto ad una vita attiva e questa vita attiva si realizza non più attraverso il vecchio impianto del collocamento obbligatorio fondato sulla chiamata nominativa, deve invece essere il risultato sostanziale di quello che abbiamo chiamato collocamento mirato, cioè un'attività pubblica in senso lato, realizzata cioè o da strutture pubbliche o da soggetti professionali come le agenzie del lavoro che in sussidiarietà possono concorrere a includere quante più persone nel mercato del lavoro, affinché poi collaborando con l'associazionismo del terzo settore, con il volontariato, con associazioni come la Uniamo, e colgo l'occasione di salutare Renza Galluppi, che so protagonista di una delle esperienze di cui oggi parlate. Quindi la collaborazione fra pubblico, privato e privato sociale può concorrere a questo collocamento mirato, a questi percorsi quanto più mirati sulla singola persona per far incontrare, dicevo, vocazioni, opportunità formative, opportunità lavorative. L'alimentazione, la ristorazione sono certamente un ambito rivelatosi utile ad includere e quindi è molto significativo che in questa giornata celebriate queste iniziative e poi alla fine anche assaporiate la qualità di ciò che viene prodotto da questa esperienza della ristorazione. Ma io penso anche più in generale alle nuove tecnologie che consentono di superare molte barriere, che allargano le opportunità del lavoro. Si dice che consumano lavoro, in certa misura è vero, consumano i lavori ripetitivi, li sostituiscono, talora hanno l'ambizione di sostituire l'intelligenza anche della persona, ma io sono convinto che prevalga la dimensione dell'opportunità su quella dei problemi che pure le nuove tecnologie pongono. Mettono in discussione caratteristiche rigide del rapporto di lavoro subordinato e anche la stessa differenza tra il lavoro dipendente e il lavoro indipendente. Mettono in discussione la predeterminazione rigida dell'orario di lavoro, la predeterminazione della postazione fissa di lavoro. Aprono possibilità, guai a non coglierle nel nome di pregiudizi ideologici e penso che proprio per il collocamento mirato delle persone diversamente abili il mondo che è rappresentato dalle nuove tecnologie e dalla rivoluzione delle macchine intelligenti dia ulteriori possibilità. Insomma, lodevole la vostra iniziativa, cercherò anche di rivolgere alle vostre esperienze un'opportunità di incontro nella Commissione Lavoro con l'intenzione di verificare sul campo delle cose fatte le ulteriori possibilità che noi possiamo sollecitare anche rispetto alle regioni che hanno competenza in materia ancora di politica attiva del lavoro e che spesso danno luogo a situazioni molto differenziate nel territorio nazionale in ragione della loro specificità.
spesso ben diversa efficienza. Insomma, la volontà che emerge da istituzioni, come dicevo, associazionismo non profittevole, mi sembra il migliore viatico perché si possa davvero perseguire l'obiettivo di una società inclusiva e, in quanto inclusiva, competitiva. Grazie, buon lavoro, a presto.